Colpiva subito. Qui? In realtà qui in piedi. Anch'io potrei mettermi tra questi. Nessuno che ve ne andate. Più basso Gianluca. Anche a CNN sapevamo di quella storia lì. In quanto bisogno aveva nascosto i fucili. Erano alle spalle dei tedeschi. Quando nessuno, ma proprio nessuno ci aveva pensato. Insieme. Come lottare, guardi dove, come raggiungere un rifugio nascondendo le tracce. In montagna, seguita di grani, di colpo. E va bene, mi sa che ormai è troppo. Hai visto un'altra l'ultima nota? L'inverno è ancora più triste. Ancora più facile capirlo. Quella è Genova. È il giorno della fuga. 25 luglio 1944. Scappavo dalla città, salivo ai monti. Lontana dalla trappola delle strade, dagli angoli ciechi, i portoni dove ogni volta che entravi temevi l'agguato. Era una questione di giorni, forse solo di ore mi avrebbero presa. Dovevo andarmene. Venivo da 6 mesi di cospirazione. Avevo 33 anni. Ostetrica, infermiera, sposata. 2 figli. Erano stati comunisti a cercarmi. Vieni con noi, c'è da fare se vuoi, portare messaggi, viveri, qualche colletta. Sì, messaggi, viveri, denari. Ma nel doppio fondo delle borse c'erano la propaganda, le armi, roba che se ti scoprivano potevano fucilarti sul posto. I comunisti mi piacevano, era gente che si dava da fare e rischiava. Io lo conosco il valore del sacrificio, del fare per gli altri. Il comunismo lo avevo inteso così. Per cambiare il mondo ci volevano persone speciali e loro, a modo loro, lo erano. Ricordati sempre che non sei una donna, sei un comunista che sta combattendo. Mi dicevano così al partito. Abbiamo fatto cose incredibili sotto gli occhi dei fascisti, perché la donna allora godeva di una certa impunità. Rappresentava la famiglia. Così il partito ci affidava i lavori più pericolosi. Della mia fuga ricordo l'ansia che mi toglieva il respiro. La città si allontana e l'ansia si placa, lentamente. Dal sentiero che ci porta in montagna uno sguardo verso il ponte là sotto. Un'esplosione, il ponte crolla. Sulla strada una colonna di automezzi tedeschi bloccati. Riprendiamo il sentiero.
partigiani sono lì, davanti a me. Sono loro che hanno fatto saltare il ponte. Parlavano il mio dialetto. Ho pianto. Un fiume di lacrime ho pianto. È fatta, mi sono detta, abbiamo vinto. Per me quei ragazzi erano la fine del fascismo. Non so perché, ma ne ero certa. C'era anche lui il giorno del mio arrivo lassù. Bisagno, il comandante. Mi guardava preoccupato. Era una donna e lui di donne nelle formazioni non ne voleva. Bisagno ho frequentato 5 anni di istituto tecnico, nella stessa classe. Con lui mi sono diplomato nel 1939. E poi militare insieme, al secondo genio di Casale Monferrato e al corso ufficiali a Pavia. E anche alla terza compagnia Marconisti di Chiavari. Insieme per 8 anni. Non ricordo nessuna dote particolare. A scuola aveva un buon rendimento, costante, calcolato. Amava lo sport, canottaggio, rugby, montagna. Era attratto dalla disciplina fisica. Mi ero stupito quando una volta mi aveva detto che per arrivare a scuola faceva spesso un lungo tratto a piedi sulle colline attorno alla città, ore che toglieva il sonno. Il dominio fisico di sé lo rendeva orgoglioso. Poi c'era il legame con la famiglia, profondo, viscerale, quasi eccessivo. Gli piaceva la sua moto. Era proprio come dicevano tutti lassù. Un bel ragazzo, giovane, carismatico. Un po' chiuso forse, silenzioso. Ma questo ne aumentava il fascino. Impossibile non notarlo. Sempre con quella moto. Fammi fare un giro, ora tocca a me. Giocavano, erano allegri. Una volta sono finiti anche gambe all'aria. A noi che venivamo dalle città, dalle retate, dalle camere di tortura, la montagna ci sembrava una villeggiatura, anche i rischi ci sembravano inconfrontabili. Per i partigiani avevamo fatto collette nelle fabbriche, raccolto viveri, scarpe, vestiti. Ci sembrava di averli inventati noi in città, i partigiani. Sull'inizio posso forse dire qualcosa io. Tra l'8 e il 9 settembre del 43, in meno di 24 ore, i tedeschi avevano assunto il controllo dell'Italia, città, caserme, tutto. I partiti antifascisti, resuscitati dopo la caduta di Mussolini, avevano dato vita al Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, una sigla contro un esercito. Si diceva che qua e là ci fossero dei soldati sbandati, tanti, pochi, e chi lo sapeva? Quelli del CLN mi avevano detto: vai un po' a vedere che tipi sono, cosa pensano di fare e se hanno bisogno d'aiuto. Dovevo andare in giro per i monti a cercare gli sbandati, quelli che non erano andati con Salò. Avevano incaricato me perché ero un antifascista, e perché avevo combattuto durante la Prima Guerra Mondiale come ufficiale. E poi avevo 57 anni, non davo nell'occhio. Io conoscevo la guerra. E non potevo certo immaginare, in realtà nessuno allora se lo poteva immaginare, che alla fine la resistenza armata l'avrebbe fatta un esercito di perseguitati, di renitenti. Bisagno. Bisagno l'ho incontrato nell'ottobre del 43, a Lavagna, a un incontro, uno dei tanti che abbiamo fatto allora, per dare vita a un gruppo armato. Prima volta che lo vedevo. Era un ragazzone prestante, silenzioso, quasi spigoloso. Il comando del gruppo sarebbe toccato a lui, a un ufficiale di complemento che non aveva conosciuto la guerra, il fronte. Sapeva che ero stato ufficiale nella Prima Guerra Mondiale e mi osservava, incuriosito, taciturno. Anche io lo osservavo. Aveva pressappoco l'età di mio figlio. E io cercavo di indovinare che comandante sarebbe stato. Mi dicevo, alto e forte com'è, saprà fronteggiare uomini disabituati alla disciplina. D'altronde, delle future bande si immaginava ben poco. Di volontari disposti a salire i monti non se ne trovava. Soldi per mantenerli, ancora meno. Per non dire
che s'andava verso l'inverno. A Chiavari, il giorno dopo la caduta di Mussolini, era andato con un altro sottufficiale della caserma a distruggere gli arredi della casa del fascio. Quel giorno aveva rivelato una violenza, una rabbia che mi avevano sorpreso. E quando il 9 settembre 43, alla testa di una compagnia, aveva nascosto i moschetti in dotazione per non farli sequestrare dai tedeschi? Vuol dire che lui immaginava già la guerra partigiana quando nessuno, ma proprio nessuno, ci aveva pensato. Non lo so. Non si può rispondere. Io lo conoscevo come un ragazzo di volontà, con una fede come pochi. Tanto che nelle sue lettere a casa invitava sempre i genitori a confidare nella provvidenza. Vivere secondo giustizia, diceva. Era la sua regola. Certo, gli dava potere sulle persone che gli erano vicine. Come se non aspettassero altro che incontrare uno con quel sentimento e seguirlo. Anche al CLN sapevamo di quella storia lì, di quando Bisagno aveva nascosto i fucili. E così uno dei nostri, Bini, era venuto a cercarlo a casa, qui, a Genova, per domandargli se era disposto a comandare. E Bisagno gli aveva risposto: saremo ancora in tempo. Come se temesse che gli sarebbe mancato il tempo per realizzare il piano che aveva in mente. Già, perché lui, Bisagno, aveva in mente un piano quando ancora nessuno di noi ce l'aveva. Per esempio, lui era contrario ad arruolare uomini così, senza filtrarli, senza studiarli. Tanto che a Cichero, per mesi, erano rimasti un gruppo piccolissimo, 4 gatti, una specie di banda del bosco, vestiti in modo strampalato, molti movimenti, ma niente azioni militari. Lui c'era salito sui monti, convinto che gli altri prima o poi sarebbero arrivati. Il progetto che aveva in mente non era solo quello di dare vita a un gruppo armato, era molto più ambizioso. Lui voleva costruire pezzo a pezzo l'ossatura che avrebbe tenuto insieme tutte le bande della montagna partigiana attorno alla città. Se la prima volta che ci siamo incontrati l'avesse detto apertamente, mi sarei messo a ridere. Bisagno l'ho visto la prima volta il 20 agosto del 44, in Valtrebbia, a Gorreto. Gli dissi dove intendevo sistemare la mia radio. Ero addetto alle comunicazioni radio tra partigiani e alleati. Minetto, studente universitario, cattolico, borghese, contro. Ma all'inizio ribelle no, partigiano era troppo per me. Così nel settembre del 43 avevo passato le linee ed ero partito per Napoli, dove sono stato addestrato in un campo alleato. Trasmissioni radio, codici, uso di esplosivi, sabotaggi. Ero finito, quasi per caso, in un'organizzazione che aveva il compito di tenere il collegamento radiofonico tra il nord, occupato dai tedeschi, ed il sud, dove erano gli alleati. A fine luglio 44 mi hanno lanciato, paracadutato a nord, con la mia squadra e la mia radio. Dovevamo prendere contatto con i gruppi partigiani. E il mio compito lo svolgevo bene. Sapevo cos'era la guerra, cosa volevano gli alleati da noi, che cosa temevano. Non ero un ingenuo. E poi a sud avevo visto la loro organizzazione, il loro esercito, impressionante. E in confronto i partigiani erano gran poca cosa. Ma servivano. Erano alle spalle dei tedeschi. In montagna c'erano quasi soltanto ragazzi. Ragazzi come lui o come mio figlio, che non c'entravano niente con il mio antifascismo, quello che mi aveva portato lassù con loro, l'antifascismo. Ma improvvisamente ho capito e mi ha quasi spaventato. La loro era una storia nuova. Noi, i vecchi, partivamo dal 22, da come erano i partiti prima della dittatura fascista. Loro no. Loro partivano da quei monti, dalla vita di quei giorni. Incredibile, nessuna decisione che non venisse discussa e approvata dagli uomini, nessuna gerarchia imposta dall'alto. A ripensarci, è stato un miracolo. Dopo 20 e passa anni che non si faceva politica, che non si parlava, di colpo, in prima fila, erano apparsi loro. Un miracolo. Ma da dove sono usciti, mi chiedevo? Responsabili, rispettosi con la gente. E parlavano dei loro problemi, della fidanzata, della madre, dell'acne, cose da ragazzi. La loro giovinezza mi colpiva. Io li fasciavo e li consolavo come la madre e l'infermiera che ero. Li sentivo impauriti. Non erano volontari. Erano scappati per non arruolarsi, la maggior parte almeno.
All'annuncio dell'armistizio, la sera dell'8 settembre, si aspettava l'ordine di resistere. Quando sono arrivati gli ordini di resa, Bisagno si è infuriato. Io ero incerto, come tutti. Continuavo a pensare che fosse meglio cercare di unirsi a qualche nucleo militare regolare. Lo dico sinceramente, del suo progetto non avevo capito il senso. È vero, la resistenza è stata il segnale del cambiamento delle coscienze. Ma è cominciata con l'incertezza, con la domanda cosa devo fare. Interrogarsi è stato importante, decisivo. È cominciata con dei disertori, degli imboscati, gente che scappa per non essere presa e poi è finita come è finita. Ma la montagna, se si va bene a vedere, è cominciata con un rifiuto della guerra fascista. C'erano quelli seriti per combattere, ma erano pochissimi. Novembre 43, 19 anni. Mi chiamo Lesta, renitente. Ero nei bandi di Salò, ma non mi sono presentato. Sentenza di morte immediata se mi acchiappavano. A prendermi è venuto lui, Bisagno, personalmente. Io vivevo in Riviera, in un dopolavoro ferroviario, e ci abitavo proprio. In Riviera, da una stazione, si vede il mondo. E c'ero arrivato per caso, quando mia madre era morta, avevo solo 8 anni, niente padre, e al funerale di mia madre c'era un certo Giulin, che poi era il gestore del ferroviario. Mi è venuto vicino e mi ha fatto così, e mi ha detto, dove vai a mangiare oggi? E io, non lo so. E lui, allora a mezzogiorno vieni da me. Ci sono rimasto 11 anni, fino a quando sono salito in montagna. Giulin, dei fascisti, diceva, quei pagliacci! Mussolini, invece, non bisognava nemmeno pronunciarlo. Lui diceva, quello là, alzando le sopracciglia, bastava per capire. A me, lo dico sinceramente, quell'affare del fascismo non è che fosse tanto chiaro. Sì, avevo capito che c'erano stati dei torti, che si erano pestati, che erano rimasti dei rancori, però a me quelle sembravano cose del passato. Le cose che diceva Giulini, invece, l'anarchia, la libertà, quelle per me erano nuove, mi piacevano. Le parole servono. Certo che più ne sai e più ti aumentano i dubbi. I dubbi sono necessari, ma non è che rendano la vita facile. Come quando abbiamo fucilato. Sono cose che se dentro non hai maturato delle ragioni forti, ne esci a pezzi. Cose che non ti lasciano più. Mi ricordo della prima volta. Avevamo preso prigioniero uno che era risultato avere commesso molte angherie alla gente del posto, ma furti, spiate, cose così, un balordo. Se ne erano infilati anche tra di noi. Delinquenti che magari non avevano neppure ammazzato. Invece, con loro eravamo ancora più intransigenti. Da loro volevamo marcare la differenza.